Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Chiae. Io sono il Master Chiae, il vostro ospite su questo canale. E siamo arrivati all'ultimo appuntamento con il generatore a Fallout Story, la quest che ci ha accompagnato per tutta questa stagione, fondamentalmente. Come ho già anticipato nel video scorso, questa settimana, per il gran finale della serie, vedremo l'analisi sia dell'episodio 10 che di quello 11, perché rappresentano entrambi il combattimento finale, e quindi era il caso di fare un'analisi tutta assieme per non spezzare le cose. Come sempre, vi ricordo che questa non è la serie del gioco vero e proprio, questa è l'analisi delle puntate. Se volete vedere il gameplay e seguire la storia di quello che effettivamente è successo nella quest, dovete andare a vedere gli episodi veri e propri. Vi lascio linkata qua a questo punto l'intera playlist perché posso mettere tutto assieme finalmente. Detto questo, non perdiamo altro tempo e passiamo direttamente all'analisi e agli ultimi due episodi di Il generatore a Fallout Story. Visto che questo video sarà fondamentalmente interamente dedicato al combattimento, prima di iniziare voglio fare una premessa. Per quanto questa quest sia stato un dungeon, quindi un'esperienza di gioco incentrata sul combattimento, e la quest si basi sul regolamento di Pathfinder 1, che è un regolamento incentrato sul combattimento, lo scopo principale del gioco di ruolo rimane comunque quello di raccontare una storia. Non è uno skirmish, non siamo qui per vincere la partita. Quindi, per quanto questo sia il grande combattimento finale, come si confà alla tradizione del gioco di ruolo tradizionale, e sia un combattimento anche decisamente impegnativo per i giocatori, le mie scelte come master sono sempre state orientate non tanto all'efficienza delle azioni di combattimento dei PNG, quanto alla spettacolarizzazione dell'azione di gioco. Ogni volta che dovevo far agire i PNG, prima ho pensato a cosa sarebbe stato più emozionante fargli fare al tavolo, cosa avrebbe sorpreso di più i giocatori, e solo in un secondo momento a cosa effettivamente avrebbe potuto fare più danno ai PG. Chiarito questo, cominciamo. 3 Da dove cazzo arriva quello? E questo probabilmente è l'esempio più palese di quello che dicevo prima. Questo predone ha passato 3 round o 4 round ad aggirare l'intero edificio per prendere sul fianco i giocatori, fondamentalmente rimuovendosi dal gioco per più di metà dello scontro. Sicuramente una scelta più efficiente sarebbe stata quella di farlo mettere in riparo dietro la scrivania e sparare a chiunque avrebbe cercato di attraversare la porta. Vale per tutti e tre i PNG in questo scontro. Quella sarebbe stata la cosa che avrebbe fatto più danno ai giocatori, ma avrebbe anche portato lo scontro a diventare fondamentalmente una battaglia di trincee con i predoni asserragliati dietro la scrivania, i giocatori asserragliati dietro la porta a spararsi tra di loro, fin tanto che uno dei due gruppi non avrebbe deciso che ne aveva avuto abbastanza o semplicemente si era annoiato e se ne sarebbe andato semplicemente correndo nella direzione opposta, che probabilmente sarebbe stata la cosa più logica da fare in una situazione del genere, se quello fosse stato un vero scontro a fuoco, ma sicuramente non è la cosa più divertente da fare in un combattimento. Questo rimane comunque un gioco di ruolo, è scontato che il party vinca i combattimenti, l'abbiamo già detto in un video, i mostri sono lì per perdere, quindi non c'è tanto bisogno che il master si impegni per fare danni ai giocatori, più che altro che renda il combattimento emozionante e divertente da aver giocato. Rinfodero nuovamente la motosega e uso tutto il mio movimento per entrare dentro. 1, 2, 3, dovrebbe essere qua, 4, giusto? Ah, cavolo. Già.
Altro esempio a tema è stato quello di muovere il boss non per farlo arrivare il più velocemente possibile in contatto con i giocatori, ma per farlo mettere dietro la porta in una posizione in cui fondamentalmente sarebbe stato una brutta sorpresa e sarebbe comparso a caso davanti al primo giocatore che apriva la porta. In casi come questo, molti master hanno la tentazione di presentare il boss con una lunga descrizione, facendogli fare un incontro trionfale, fondamentalmente come se partisse il filmato pre-renderizzato di un videogioco. Questo però rallenta l'azione, spezza il ragionamento e fondamentalmente focalizza molto tempo della narrazione, soprattutto molto tempo del master, per descrivere un singolo avversario. Avrebbe potuto avere senso per un boss ricorrente o per una minaccia che i giocatori hanno già affrontato, cui sono particolarmente interessati a sconfiggere per aumentare l'epicità dello scontro, ma questo boss non aveva neanche un nome, era semplicemente il più grosso PNG dell'intero dungeon. Non c'era un particolare attaccamento da parte dei giocatori alla sua figura, se non il fatto che volevano ammazzarlo il più velocemente possibile per andarsene. Ho quindi preferito fare in modo che il boss comparisse praticamente a sorpresa per fare un colpo di scena, quindi aumentare l'impatto emotivo che la sua presenza avrebbe avuto sui giocatori, ma al di là di questo non perdere tanto tempo in descrizioni. Ma me la puoi dare una descrizione fisica di questo, giusto per immaginarmelo un po'? Allora, lui, vabbè, a parte di essere particolarmente brutto, particolarmente sdentato e particolarmente tatuato in faccia, Ha tutte le sfighe? sì, cioè lui è il capo dei predoni, Anche il indossa un'armatura pesante piena di borchie, rivetti e a quanto pare ha una placca, un gabbione dell'armatura fatto con un segnale di stop, e adesso capisci il perché. Ha in mano una mazza da fabbro di quelle usate per piantare i rivetti per terra, che è un palo con in cima legato una piccola incudine, più che la testa di un martello. Poi sopra tutti quegli stracci oleati contro le radiazioni e sulle spalle ha l'orifiamma della testa di insetto, che lo identifica come leader tribale di questa tribù. Ovviamente, però, tagliare corto sulle descrizioni per non interrompere il pathos ha anche dei lati negativi, uno dei quali è quello che, per esempio, ad alcuni giocatori piacciono le descrizioni perché gli aiutano a immedesimarsi. Il fatto che io come master avessi fatto una scelta, ma palesemente uno dei giocatori, in questo caso Gianni, abbia proprio richiesto esplicitamente che venisse fatta una descrizione, ha dimostrato che quella scelta che avevo fatto era sbagliata. Nulla però vieta di correggere il tiro quando un minimo cambiamento potrebbe risultare molto gradevole per i giocatori. Quando Gianni ha chiesto che venisse fatta una descrizione, non solo ho introdotto una descrizione del personaggio più accurata, ma ho cominciato anche a dare un minimo di caratterizzazione al boss. Una caratterizzazione minima vera e propria. Fondamentalmente il boss è stato caratterizzato solamente dal fatto che parlava in una maniera strana e incredibilmente primitiva, come si confà al predone delle terre selvagge, e che la sua armatura era così piena di ninnoli che tintinnava quando si muoveva. Non sono stato a costruirgli un intero retroscena. Questo però ha comunque fornito un focus su quel personaggio che nessun altro predone aveva avuto prima, se non forse il mini boss dello scontro degli uffici, quello della storia d'amore di Gianni. E comunque, per quanto io come master ritenessi che sarebbe stato meglio tagliare corto sulle descrizioni, il tavolo non era d'accordo e quindi io come master ho cambiato i miei piani. Quella era il cambiamento che avrebbe richiesto il minimo impegno possibile per procedere avanti meglio col gioco. La morale della favola è che se voi pensate sia meglio qualcosa e i fatti dimostrano che avevate torto, non state a incaponirvi su quello che avevate pensato all'inizio, cambiate le cose e andate avanti. Tocca a Jack.
Io non vedo nessuno. No, è Cioè, una cosa voluta. è strano. Loro hanno una specifica strategia che si chiama cercare di non morire, che tende a toglierli dalla linea di vista. Il fatto che l'effettiva efficienza in combattimento è secondaria alla spettacolarizzazione delle azioni non vuol dire che i PNG debbano agire in maniera idiota o suicidarsi letteralmente contro i giocatori. Il fatto che l'effettiva efficienza in combattimento sia secondaria alla spettacolarizzazione dell'azione non vuol dire che i PNG debbano agire in maniera idiota o che i personaggi non debbano sudarsi questa vittoria per quanto scontata. In questo caso, per esempio, i predoni, venendosi a trovare in una posizione di svantaggio con limitate opzioni d'attacco, hanno sfruttato meglio le coperture e sono quindi andati a togliersi alla linea di vista. Questo non solo è logico all'interno dei parametri del gioco, la gente non resta a farsi sparare in piedi in mezzo al nulla, ma in realtà ha anche reso il combattimento più interessante per i giocatori, perché a quel punto non potevano limitarsi a stare fermi e sparare dritti, dovevano attivamente muoversi e coordinarsi per attaccare due bersagli indipendenti lontani tra di loro. Dall'interno a voi cade qualche calcinaccio in testa e tocca all'ultimo dei cani qui. Ma l'ultimo dei cani, vista la situazione ed essendoci anche delle bombe che vengono tirate, credo che si allontanerà come azione di non è abbastanza lunga la mappa per vedere fin dove arriva. A questo punto il combattimento era già durato molto. L'uccisione dell'ultimo PNG sarebbe stata una mera formalità perché avrebbe semplicemente richiesto che due giocatori per due turni sparassero dritto e gli altri giocatori non sarebbero probabilmente mai arrivati in tempo per unirsi al combattimento. Il PNG a quel punto, più che fare qualche danno magari al personaggio del ladro, altro non avrebbe potuto fare, ma con la quest fondamentalmente sul finale sarebbe comunque stata un'azione da poco senso, quindi, dato che in realtà tutta l'emozione del combattimento ormai si era esaurita, ho semplicemente scelto che l'ultimo PNG cercasse di scappare e il combattimento terminasse in quel modo lì. Non dimenticate, ne abbiamo anche parlato nel video degli avversari ricorrenti. Un PNG che scappa potrebbe comunque essere una miniera d'oro per il master perché potrebbe tornare più avanti, rientrare in quest, e in questo caso potrebbe andare a chiamare altri predoni e poi inseguire i PG. Se la quest va avanti, i predoni del clan degli insetti potrebbero diventare degli antagonisti ricorrenti. E probabilmente una sorta di comic relief che arrivano, vengono picchiati dal party, ma capita anche questo in Fallout. Come avevo detto nello scorso video, c'è anche stata l'ultima sorpresa per il party perché non solo sono riusciti a prendere tutti i drop dei vari PNG, tesori trovati e le batterie che erano lo scopo per cui loro erano venuti qui, anche se le batterie sono più che altro un MacGuffin, non un vero e proprio tesoro. Il party ha trovato anche le chiavi e il volante del pulmino, quindi adesso le loro avventure potranno proseguire in maniera motorizzata con loro che hanno un veicolo indipendente per esplorare la mappa. Questo non è un vero e proprio tesoro, non ha un effettivo valore in monete d'oro, per dirla semplice, ma è una nuova capacità speciale del party che ha guadagnato alla fine di questa quest. Questo intero arco narrativo del generatore potrebbe servire come primo atto di una quest più grande in cui i giocatori, una volta guadagnato il furgoncino, e una volta guadagnati dei nemici ricorrenti, iniziano con l'esplorazione delle Wasted Land, della zona contaminata del canavese. Cosa che non escludo di fare in futuro, ma ci sarà comunque bisogno di
tempo. Nel caso, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, se andare avanti con le avventure dei nostri PG o se fare altro. In ogni caso, comunque, questa serie termina qui. Spero vi sia piaciuta, ma più che altro spero che vedere l'analisi del lavoro del master di una quest passo passo possa esservi stato utile, possa avervi fatto capire dei meccanismi basilari che stanno dietro il gioco di ruolo tradizionale. Nel caso, come sempre, se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete tutti nei commenti qui sotto e scrivetemi anche cosa voi avreste fatto della quest, come voi avreste interpretato il finale. Queste sono tutte cose che posso rubarvi per quest successive, in realtà. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e schiacciate la campanella per ricevere le notifiche. Se non vi arrivano le notifiche, in descrizione trovate il server Discord e il gruppo Telegram del Master CAE, dove metto io gli annunci dei video manualmente e dove trovate anche il resto della community del Master CAE per discutere. Come sempre, io sono il Master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video.